Signore e signori, amici di TV Prato, eccoci qua, nel silenzio, nel vuoto del Teatro Borsi, vuoto. Inutile che vi dica come mai questa puntata vuota. Purtroppo stiamo passando tutti un periodo molto brutto, un periodo molto brutto in cui probabilmente i problemi del Borsi stanno nell'ultima casella della nostra vita quotidiana. Infatti vi raccomando di seguire le indicazioni che ci dà l'Istituto della Sanità. È un piccolo sacrificio che speriamo di dover fare per poche settimane. Mi raccomando. Il Borsi quindi ha deciso di sospendere qualunque tipo di attività per ora fino al 3 aprile. Sperando che dopo il 3 aprile ci sia qualche buona notizia. È indubbio che per noi è un dolore grande, ma non tanto per un problema economico. Vero, quello c'è, esiste, non lo nascondo. È un dolore dover cancellare l'attività, dover chiudere i teatri, niente, doverci allontanare dal nostro pubblico, doverci costringere a stare in casa. Però, ripeto, fatelo, facciamolo, mi raccomando, eh? Non prendete sotto gamba questa situazione, che è una cosa molto seria. Però vi do una buona notizia. Noi abbiamo, grazie a TV Prato, che ringrazio, noi manderemo in onda. Vi faremo sapere chiaramente il giorno e l'ora. Manderemo in onda sia su TV Prato sia nel nostro spazio nei social uno spettacolo di quelli che sono già stati qui al Teatro Borsi in queste prime 3 stagioni. Speriamo così di farvi cosa gradita e soprattutto di mantenere viva la fiammella, la fiamma che arde nei nostri cuori del Teatro Borsi. E il Teatro Borsi è un progetto che voi, come sapete, è ancora appena nato. 3 anni non sono nulla nella vita di una persona, figuriamoci nella vita di un teatro. Non ci voleva questa epidemia, però cerchiamo di andare oltre, cerchiamo già di immaginarci alla fine di questa epidemia, in cui ritorneremo a vivere in maniera normale, ritorneremo a teatro, ritorneremo al cinema, ritorneremo quindi anche al Borsi. Io sto lavorando, forse mai come prima di ora, alla prossima stagione. Aspettiamo cosa ci diranno il 3 di aprile e vi salutano tutti i, come si dice, i componenti dello staff del Borsi. Vi saluta Simone, vi saluta Franco, vi saluta Ilaria e Beppe. Ci sarà un saluto particolare in questa puntata, che non è l'ultima puntata del Borsino, eh. Diciamo che è l'ultima per questo periodo in cui sospenderemo l'attività. Vi salutano Ludovica. Vi saluta Furio, il nostro commercialista, vi salutano tutti quelli che lavorano per il Borsi e nel Borsi e vi saluto anch'io, chiaramente, Daniele. Non mi dilungo oltre, ci risentiremo per farvi sapere quando manderemo in onda i nostri spettacoli e ora vi vorrei lasciare con un sonetto di Shakespeare. Il mio mestiere è fare l'attore e quindi credo che non ci sia modo più carino che
che sia anche di buon auspicio per il futuro. Il sonetto di Shakespeare esorta a fare figli. Perché ho scelto questo sonetto? Perché fare figli vuol dire avere un futuro. E noi ce l'abbiamo, e come? Alla faccia del coronavirus, noi ce l'abbiamo un futuro. E ci arriveremo tutti insieme con la nostra positività e la nostra volontà. Amici carissimi di TV Prato, un saluto. Continuate a seguire TV Prato e vi diamo un arrivederci alla prossima puntata del Borsino, che sarà quando riprenderemo l'attività. Un abbraccio grandissimo da tutti noi. Amici di TV Prato e del Borsi, buonasera! Ci sono anch'io, Questa sera, per ovvi motivi, io, Daniele e Beppe non possiamo parlarvi tutti e tre fisicamente insieme dallo stesso posto, ma con la mente e con il cuore siamo connessi, vi pensiamo, e quindi eccoci qua con il Borsino Affari di Teatro, il nostro appuntamento fisso del mercoledì sera, ovviamente in onda su TV Prato, che ringrazio e saluto. Allora, io e Beppe abbiamo passato tutto l'anno a dirvi il Borsi fuori dal Borsi, uscite di casa per le strade, per le piazze, venite a salutarci durante le registrazioni del Borsino. Oggi vi diciamo, è uguale, state in casa con i vostri cari, da soli, con i vostri gatti, con chi vi pare, ma state in casa, è veramente importante, lo sapete meglio di me. E niente, come? Che dici? Cos'è questa? Signore e signori, questa è la mia meravigliosa valigia che porto sempre con me quando decido di intraprendere un nuovo viaggio, e oggi l'ho voluta fortemente qua in puntata insieme a voi perché quello che stiamo per affrontare lo possiamo definire a tutti gli effetti un viaggio. Non sappiamo bene cosa ne sarà di questo viaggio, dove ci porterà, quali saranno le sensazioni e le emozioni, ma alla fine è così per tutti i viaggi. Prima di partire non sappiamo cosa ne sarà di questo viaggio, lo sapremo al ritorno. E quindi niente, noi del Borsi siamo pronti a accogliervi al vostro ritorno, al nostro ritorno, perché siamo tutti sulla stessa meravigliosa barca. E magari qui dentro ci porteremo anche dei souvenir. E chissà che questi souvenir non possano essere, in questo periodo dove magari siamo tenuti un po' più alla riflessione, siamo sempre in casa, eccetera, eccetera, un souvenir potrebbe essere un libro. Magari qualcuno di voi in questo periodo si metterà lì a scrivere un meraviglioso libro che presenterà prossimamente al Teatro Borsi di Prato. Oppure qualcuno potrebbe scrivere il copione di un nuovo spettacolo che presenterà al Teatro Borsi di Prato. Oppure, che ne so, dobbiamo stare in casa. Qualcuno potrebbe prendere le tende di casa, farne dei costumi di scena pazzeschi da portare con uno spettacolo al Teatro Borsi di Prato. E sì che parlo sempre del Teatro Borsi di Prato, certo, di cosa devo parlare? Ricordiamoci che questo è il Borsino Affari di Teatro, la rubrica dove facciamo promozione per gli eventi e gli spettacoli che andranno in scena nel nostro meraviglioso Teatro di Prato. Quindi, per il momento vi saluto, teniamoci connessi, io vi abbraccio virtualmente a debita distanza e a presto. Buonasera amici TV Prato del Borsi, ciao! Allora, come vedete, visto oggi io, Daniele e Lilara siamo divisi, perché? Perché siamo a casa, è così. Adesso il messaggio è questo, io sto a casa, adesso il Borsi, come avete visto, resterà chiuso, ma torneremo più forti prima, torneremo fortissimi, e adesso però c'è da agire con responsabilità, va bene? Dobbiamo sacrificare un po' tutti delle cose e stiamo a casa, perché poi dopo non vi preoccupate che il teatro poi sarà il fuoco, sarà la forza motrice pulsante per ritrovare quell'entusiasmo di cui avremo tantissimo bisogno. Però dopo, quello sarà il dopo, adesso ci dobbiamo salutare così, va bene? Quindi fate bravi, siate responsabili, state a casa e ci si vede alla prossima. Ciao ciao! Quando 40 inverni cingeranno d'assedio la tua fronte e scaveranno nel campo della tua bellezza trincee profonde, la fiera assisa della tua gioventù, tanto ammirata adesso, sarà veste a brandelli,
tenuta in scarso pregio. A chi allora chieda: dov'è tutta la tua bellezza? Dov'è l'ira impetuosa dei tuoi giorni gagliardi? Rispondere che al fondo dei tuoi occhi affossati sarebbe onta struggente e lode vana. Quanto meriterebbe maggior lode la tua bellezza se tu potessi rispondere: questo mio bel figliuolo sia il saldo del mio conto e riscatti il mio debito. Sarebbe un rinnovarti quando tu sei già vecchio, vedere il tuo sangue caldo quando tu lo senti freddo. Thank you.